everyone. Ciao a tutti. We welcome you back. Benvenuti. This is Susanna and Consuelo from Resurrection Life Church in Zurich, Switzerland. Siamo Consuelo e Susanna dalla Resurrection Life Church in Svizzera, Zurigo. We are having another unsolved mystery today. C'è un altro mistero irrisolto per oggi. And this mystery stopped the slavery. E il mistero è intitolato Ferma la schiavitù. So stay with us. Seguiteci. Let's see what the solution is. E vogliamo trovare la soluzione insieme oggi. Actually, we all know that slavery is very wrong. Allora, tutti noi sappiamo che la schiavitù è sbagliata. Unfortunately, there is still a lot of slaves in this world. Purtroppo c'è ancora nel mondo molta schiavitù. And that's very sad. Ed è molto triste. And also in the body of Christ. E anche nel corpo di Cristo. There is something we want to look at today. Vogliamo vedere qualcosa oggi. And the Bible talks about slavery. E la Bibbia parla della schiavitù. In Galatians 4:7. Nei Galati 4:7. Now you are no longer a slave, but God's own child. Ora non sei più uno schiavo, ma il figlio di Dio. And since you are His child, God has made you His heir. E poiché sei suo figlio, Dio ti ha fatto suo erede. I'm sure you have heard this scripture before. Sono sicuro che già conoscete questa scrittura. Let's look at another scripture. Vediamone un'altra. In 1 Corinthians 6:20. Primo Corinzi 6:20. You were God's expensive purchase, paid for with tears of blood. Sei l'acquisto costoso di Dio, pagato con lacrime di sangue. So then, by all means, use your body to bring glory to God. Quindi, con tutti i mezzi, usa il tuo corpo per portare gloria a Dio. Then 1 Corinthians 7:23. Poi da Primo Corinzi 7:23. A great price was paid for your redemption. Un grande prezzo è stato pagato per la tua redenzione. Stop having the mindset of a slave. Smettila di avere la mentalità di uno schiavo. That is pretty interesting. Questo è abbastanza interessante. You all know that we are no slaves anymore, no longer slaves in the kingdom of God. Tutti voi sapete che non siamo più schiavi nel regno di Dio. But then God says. Ma poi Dio dice. And a very pretty, like a command. Ed è come un comando, un ordine. The Passion Translation. La traduzione di passione. In 1 Corinthians 7:23. Nella prima Corinzi 6:20. Stop having the mindset of a slave. Dice smettila di avere la mentalità di uno schiavo. And many of you know. E molti di voi sanno. We are saved. Siamo salvati. But we still go and beg God for 1,000 things. Ma continuiamo comunque andare a mendicare a Dio per tante cose. We still have not gotten rid of our old mindset. Non siamo ancora usciti da questa vecchia mentalità di essere schiavi. It's almost too good to be true to be free. È quasi troppo bello per essere vero, essere liberi. But let's see how you and I can stop having the mindset of a slave. Ma vediamo come tu e io possiamo smettere di avere questa mentalità di schiavo. And let's see how you and I can stop begging God. E vediamo come possiamo smettere io e te di avere questa attitudine di mendicare a Dio. We are children of God. Siamo dei figli di Dio. So let's go to 1 Corinthians. Andiamo dai primi. Secondo Corinzi, chapter 2, capitolo 2, and we read 10 verses 10 and 13. E leggiamo dal verso 10 e 13. That you are not a slave anymore is a profound mystery. Dio ora ci svela questa realtà profonda mediante lo Spirito. Yes, God now unveils these profound realities to us by the Spirit. Yes, He has revealed to us His inmost heart and deepest mystery through the Holy Spirit who constantly explores all things. Sì, ci ha rivelato il suo cuore più intimo e i misteri più profondi attraverso lo Spirito Santo che esplora costantemente tutte le cose. And we articulate these realities with the words imparted to us by the Spirit and not with the words taught by human wisdom. E articoliamo questa realtà con le parole impartiteci dallo Spirito e non con le parole insegnate dalla saggezza umana. Actually, when it talks here, we articulate these realities with words imparted to us by the Spirit. Allora, qua quando dice articoliamo queste realtà con le parole impartiteci dallo Spirito. This talks about your heavenly language. Qui si parla della tua lingua celeste. About praying in tongues. Si parla di come pregare nelle lingue. And here at the end it says we join together spirit reveal truth. E alla fine qua si leggiamo uniamo le verità con le parole.
We join together these truths with spirit revealed words. Allora si dice uniamo la verità con le parole che sono entrambe rivelate dallo Spirito. In other words, some truths you will only know. In altre parole, certe verità le potrai sapere when you pray in the Holy Spirit. Quando preghi nello Spirito Santo. Some things will never become real to you. Certe cose non saranno mai come una realtà per te. Until you pray in the Holy Spirit. Fino a quando non pregherai nello Spirito Santo. Because he is the one who reveals the mystery. Perché è lui che rivela certi misteri. And again, Paul said very sternly. E Paolo ci ha ripetuto in modo incessante. Quit having the mindset of a slave. Smetti di avere la mentalità di uno schiavo. And this is a very profound mystery. E questo è un mistero molto profondo. That you are God's child. Che tu sei un figlio di Dio. If you want to be free. Se vuoi essere libero. And you want to quit begging God. E se vuoi smettere di mendicare a Dio. And walking around like a slave. E camminare in giro, portati in giro come uno schiavo. Pray in the Holy Spirit. Prega nello Spirito Santo. Pray in your heavenly language. Prega nella tua lingua celeste. And this profound mystery. E questo è un mistero profondo. That you are no longer a slave. Che non sei più uno schiavo. That you are no longer in chains. Che non hai più le catene. Will become more and more and more real to you. Diventerà sempre di più, molto di più reale. Ti sembrerà molto di più vero. Thanks for watching. Grazie per averci God guardato. Bless you. Dio ti benedica. You are a child of God. Tu sei un figlio di Dio. You are not a slave anymore. Non sei più uno schiavo. Thank God. Grazie a Dio.